Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo con la cronaca e con la tragedia che si è consumata ieri nell'Aquilano a Villa Sant'Angelo con un incendio che è stato fatale per Remo Nardis, papà del sindaco dell'omonimo paese, appunto in provincia dell'Aquila, morto appunto a seguito dell'incendio della veranda della sua abitazione. La moglie è ricoverata in gravi condizioni per le ustioni riportate nel tentativo di salvare il marito. Il padre del sindaco di Villa Sant'Angelo, Remo Nardis, di 82 anni, la vittima del gravissimo incidente domestico avvenuto nel pomeriggio di ieri fuori alla sua villetta nella frazione di Tussillo. L'incidente è stato causato dal malfunzionamento del piano cottura a gas di una cucina esterna dell'uomo che ha provocato l'incendio di una tettoia. L'uomo è stato avvolto dalle fiamme, la moglie Isabella di 77 anni che ha cercato di soccorrerlo è rimasta a sua volta ustionata prima di essere portata via dal comandante della stazione dei carabinieri intervenuti sul posto, Alessandro Mastropietro. Anche un consigliere comunale, Giuseppe De Michele, ha provato con coraggio a introdursi all'interno della veranda in fiamme per soccorrere l'uomo, ma senza successo. La donna, che in principio sembrava ferita solo lievemente, è stata poi portata al centro grandi ustionati e chirurgia plastica dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma per le ustioni riportate nell'incendio di secondo grado e terzo. Tra i primi ad accorrere sul posto dell'incendio è stato proprio il sindaco di Villa Sant'Angelo, Domenico Nardis, che ha chiamato i soccorsi. Il sindaco ha cercato di salvare i genitori lanciandosi tra le fiamme. In seguito al gesto, il primo cittadino è stato ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila nel reparto di medicina interna con ustioni di secondo grado agli arti superiori e al viso. I vigili del fuoco sono stati al lavoro tutto il giorno per spegnere l'incendio e per i rilievi ed è stato poi richiesto l'intervento anche di un'autoscala per verificare la stabilità dell'edificio dopo il rogo. La Procura della Repubblica dell'Aquila ha aperto un'inchiesta sull'incendio, ma non è stata disposta l'autopsia sul corpo di Remo Nardis. Tra i primi soccorritori, come detto, c'è stato il consigliere comunale Giuseppe De Michele. Ero in auto, ho riconosciuto la casa dei genitori del sindaco, che conosco benissimo, mi sono fermato per provare a fare qualcosa, ha raccontato a caldo. Con gli altri due paesani ho cercato di aiutare con mezzi di fortuna sia la moglie, che era messa meglio, sia il marito, che purtroppo era caduto e si trovava in mezzo al rogo, avvolto dalle fiamme. Abbiamo provato a tirarlo fuori con giubbetti e pezzi di legno, ma non ci siamo riusciti. Il proprietario di casa sorprende due giovanissime ladre nel soggiorno e quando loro si danno alla fuga lancia l'allarme al 112 e le insegue, consentendo ai carabinieri di arrestarle. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio in una abitazione di Montesilvano. Le due, una di 18 anni e l'altra di 15, sono accusate di furto aggravato in concorso. Nel Reggiseno le giovani avevano piccoli arnesi da scasso, un anello rubato nell'abitazione e le chiavi della automobile della vittima. La minorenne è stata trasferita in un centro di prima accoglienza dell'Aquila. E ora cambiamo pagina. Si è svolto ieri sera a Teramo il tavolo politico, per la prima volta allargato a tutte le forze che hanno composto la coalizione di centrodestra del sindaco Maurizio Brucchi. La nuova giunta è rinviata alla prossima settimana. Continua ad essere ottimista il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, che non vuole procedere con un atto di forza per la composizione del cosiddetto Brucchi Ter. L'obiettivo del primo cittadino, infatti, nonostante tutto, è mettere a punto una proposta condivisa con tutta la maggioranza per andare avanti, rilanciare l'alleanza e risolvere la crisi che ha azzerato la giunta. Io sono soddisfatto di come è andato il tavolo politico, si è discusso, c'è stato anche, come dire, qualche scambio di vedute, ma questo è importante ed è normale che ci sia ed è anche costruttivo quando ha come obiettivo il pubblico interesse e questo è quello che è accaduto ieri sera. Ieri le due liste, Fratelli d'Italia e Centro per Teramo, mi hanno chiesto qualche giorno per poter meglio vedere il documento e per poter fare le proprie integrazioni. Ci rivediamo lunedì sera alle 20 tutti quanti insieme per appunto definire questa piattaforma programmatica e poi ripartire. Quindi, nonostante tutto quello che è accaduto, si aspettava una scelta personale da parte sua? Lei vuole comunque seguire la strada di una scelta condivisa? Io credo che la condivisione debba far parte della politica, sempre, in qualsiasi momento.
si può condividere un po' di più, si può condividere un po' di meno, preferisco condividere. Poi credo che ci sarà un momento in cui il Maurizio Brucchi dovrà fare le sue scelte e le farà molto, in maniera molto serena. Se da un lato persiste il pensiero positivo del sindaco Brucchi nel rendicontare un incontro costruttivo che si riaggiornerà a lunedì, dall'altro c'è chi pensa che il lavoro svolto sinora nei tavoli precedenti non abbia portato a nulla. Noi siamo stati invitati per la prima volta a questo tavolo e sinceramente pensavo che stavano ancora più avanti nei tavoli precedenti. Non mi sembra che ci sia ancora chiarezza, anzi ho visto anche molta fibrillazione tra i gruppi. Noi consegneremo quanto prima il nostro documento programmatico che avrà delle indicazioni e secondo come saranno accolte le nostre indicazioni ci muoveremo di conseguenza. C'era questa indicazione programmatica del sindaco su cui gli altri gruppi stavano dando delle indicazioni chi già le aveva date e di conseguenza è stato chiesto anche a noi come volevamo muoverci e noi abbiamo detto che faremo questo documento che consegneremo al sindaco. Spaccature tra sì e no per il referendum costituzionale di ottobre. A Pescara scende in campo il no che spiega tutte le motivazioni contro la manovra del governo. Referendum sì e referendum no. Si fa sempre più aspra la battaglia tra governo e oppositori sulla scelta che gli italiani saranno chiamati a fare sulle modifiche alla Costituzione. Obiettivo informare delle conseguenze di una scelta che potrebbe cambiare, secondo alcuni, gli equilibri del potere e della democrazia. Combinato disposto tra la riforma della Costituzione e della legge elettorale comporta da un lato un meccanismo di nomina della quasi totalità dei parlamentari e dall'altro lato comporta il pieno controllo del partito di maggioranza sul Parlamento e infine una sostanziale emarginazione delle minoranze. Si può dire che non si tratta di una riforma costituzionale, ma di una nuova Costituzione che sostituisce la vecchia. Al contrario, il Presidente del Consiglio ha, anche qui dimostrando una scarsa sensibilità costituzionale e che è imperdonabile in un uomo di governo, tenta di spostare il quesito dal no al sì alla nuova Costituzione al no al sì a Matteo Renzi. Una pioggia di multe per i bar della centralissima Piazza Salotto a Pescara. La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle che chiede una commissione dedicata al chiarimento delle normative relative all'occupazione del suolo pubblico. Multe salate agli esercenti di Piazza Salotto. A loro carico la colpa di non aver comunicato l'ampliamento dell'area delle attività di somministrazione. Si parla di bar e di occupazione di suolo pubblico. Una denuncia che ora mobilita i 5 Stelle per far luce su normative, regolamenti e contraddizioni del caso. Ho richiesto anche una commissione commercio appunto per chiarire e spiegare questa vicenda, perché sono state appunto applicate e notificate delle sanzioni per una violazione rispetto a una legge regionale, ossia si dice appunto si sono sanzionati gli esercenti perché non avrebbero comunicato l'ampliamento di superficie dell'attività di somministrazione, però c'è un cortocircuito perché queste stesse aree esterne che non avrebbero appunto comunicato sono in realtà autorizzate regolarmente, quindi conosciute dal comune stesso che invece ne richiede la comunicazione. Chiediamo anche se sono stati rispettati quegli obblighi di trasparenza per cui un cittadino è messo in condizioni di sapere qual è l'iter che deve seguire appunto per poter pagare quindi gli obblighi che sono richiesti. E in più chiediamo anche un altro elemento perché abbiamo rintracciato una risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico che invece quindi fa un'interpretazione totalmente diversa dal Comune e sostiene che le aree esterne non sono riferibili a un ampliamento della superficie delle attività di somministrazione che riguarderebbe invece soltanto i locali, quindi la struttura nell'accezione del termine e quindi tali aree esterne non dovrebbero essere comunicate e quindi decade la base e la motivazione di queste sanzioni altissime di oltre migliaia di euro.
Sindacati in protesta questa mattina davanti all'Iper di Città Sant'Angelo per il mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori della grande distribuzione. Si parla di contratti, si parla di rinnovi di contratti. L'Iper di Città Sant'Angelo e i suoi lavoratori si trovano orfani rispetto ad altre sigle. Iper Città Sant'Angelo aderisce a un'associazione datoriale che si chiama Federdistribuzione. Questa associazione a livello nazionale c'è una rottura nel tavolo delle trattative, per cui noi non siamo nelle condizioni di rinnovare il tavolo. Quali sono state le motivazioni addotte? Quello che sostiene è che sostanzialmente non ci sono le condizioni per dare gli aumenti contrattuali che magari danno piccole attività, mentre qui stiamo parlando di multinazionali. Quindi la cosa è veramente pesante e soprattutto a livello dei diritti vuole mano libera per poter gestire il personale come gli pare e piace, insomma. Altri lavoratori hanno ottenuto questi aumenti, si parla di centinaia di lavoratori per Città Sant'Angelo, contratti part-time la maggior parte, quindi in questo caso si parla proprio di una richiesta necessaria. Il problema fondamentale è che non possiamo più accettare che la crisi, la problematica economica di questo periodo ricada sempre sul lavoratore, questo è inaccettabile per noi. Non possiamo immaginare che a regime questi lavoratori avrebbero una massa salariale di 1.200 euro circa in meno rispetto ad altri lavoratori solo perché indossano una casacca diversa. Cosa fondamentale e ben più grave è proprio la parte normativa. Non basta più all'imprenditore avere una flessibilità come quella che già oggi, che veramente risulta ormai troppo pesante da sopportare, ne vogliono sempre di più, vogliono una flessibilità sempre maggiore. Sospeso il termine dei 90 giorni entro cui lo Stato si sarebbe dovuto rivalere su comuni e regioni in merito alla sanzione comminata all'Italia dalla Corte di Giustizia Europea sulle discariche abusive. La conferenza unificata Stato-Regioni infatti ha dato il via libera alla sospensione dei termini per le sanzioni derivate dalla multa che l'Europa ha comminato all'Italia, in base alla quale si rischia di dover pagare sanzioni pesanti anche per una discarica bonificata da tempo. Sulla problematica è intervenuto il sottosegretario con delega all'ambiente Mario Mazzocca, che ha dichiarato un sospiro di sollievo per molti comuni abruzzesi. Le sanzioni, circa 40 milioni di euro in totale per l'Italia, rischiavano di mettere in ginocchio comuni e regioni già in forte difficoltà economica. La violazione riguarda la normativa in materia di rifiuti. Cambiamo pagina, partiranno a breve i lavori per la costruzione del ponte ciclopedonale sul fiume Vomano, fortemente voluto da Regione e Provincia di Teramo. È un'opera fondamentale, 233 metri lineari di opera d'arte, si chiama con linguaggio tecnico, 2 milioni e 400 mila euro di risorse finanziarie e soprattutto l'aspettativa, io penso, di un secolo, per fare in modo che ciascuno si riprenda la sua quota di tempo liberato. Io ringrazio chi ha avuto l'intuizione per fare una scommessa qui a Pineto come una città del tempo libero, della gioia, della modalità di mobilità alternativa, cioè quella affidata alle due ruote. E ringrazio il sindaco emerito di Pineto, che è Luciano Monticelli, oggi mio valente collaboratore in Regione. Ringrazio l'attuale classe dirigente del Comune, il sindaco Robert, ringrazio coloro i quali hanno saputo anche intercettare la maturità della procedura amministrativa. Io quello che rendo certo è che l'Abruzzo sarà la regione più riconoscibile d'Europa dal punto di vista del cicloturismo e delle ciclovie. Questo è un ponte importantissimo che si innesta in un ragionamento complessivo di pista ciclopedonale Bike to Coast su tutta la costiera teramana e su tutta la costiera abruzzese. Oltre a questo ponte noi abbiamo messo in gara anche il ponte sul Piomba verso Pescara e stiamo progettando insieme a San Benedetto il ponte tra Martinsicuro e San Benedetto, per cui nel giro di un paio d'anni, due o tre anni, io penso che riusciremo a chiudere tutta la dorsale teramana del Bike to Coast. Come regione e come provincia di Teramo si punta sempre più allo sviluppo infrastrutturale del territorio? Assolutamente sì, la regione, il presidente ci dice di fare progetti, di andare veloci, il progetto l'abbiamo fatto, siamo andati veloci perché la gara è stata già espletata, credo che tra ottobre e novembre potranno iniziare i lavori di questo ponte. Sempre più cittadini e aziende abruzzesi si rivolgono al Corecom per la risoluzione delle controversie connesse ai servizi di telecomunicazioni recuperati, circa 3 milioni e mezzo di euro.
Il Corecom Abruzzo è tra i primi quattro in Italia in termini di efficacia ed efficienza nella risoluzione delle problematiche tra i cittadini utenti e le compagnie del settore delle telecomunicazioni. Sono stati infatti 5.300 i ricorsi pervenuti nel 2015, a fronte dei 4.240 del 2014 e dei 3.322 del 2013, dei quali l'84% conclusi con esito positivo, per un totale di oltre 3 milioni di euro di indennizzi alle famiglie e alle aziende abruzzesi. Questi sono dati importanti che sono stati gestiti dal Corecom e che il Corecom Abruzzo in questi ultimi anni ha avuto un aumento del 313%. Dal 29 aprile le domande per il rimborso, le cause, che è titolo gratuito per quanto riguarda al Corecom dei cittadini e delle imprese, anche online, quindi dal 29 aprile si possono anche presentare le domande online, quindi senza andare nelle sedi del Corecom, che tra l'altro stanno anche delle delegazioni, oltre che all'Aquila e a Pescara, le sedi a Teramo, tra non molto apriranno anche le sedi di Avezzano, Vasto e Neredo. Nuove frontiere per il turismo senior. A Pescara è stato presentato il progetto Please, con una piattaforma web dedicata agli over 50, all'interno della quale personalizzare le proprie vacanze dall'aspetto economico a quello territoriale. Turismo senior e nuove tecnologie, così si potrebbe riassumere il progetto che vede l'Abruzzo promuovere nuovi canali dedicati agli over 55, con pacchetti personalizzabili e soprattutto a costi ridotti, poiché dedicati a periodi di bassa stagione. Si chiama Please l'iniziativa, che punta a creare una nuova era delle vacanze su misura. L'obiettivo è quello di creare un prodotto turistico che dia la possibilità a queste persone di viaggiare in bassa stagione senza spendere molto, utilizzando le nuove tecnologie. Un progetto che coinvolge anche altri paesi dell'Unione Europea, con attività di incoming alle spalle, un'organizzazione che prevede il coinvolgimento di strutture ricettive interessate, di comuni e località ospitanti, e tutto a portata di click, offrendo la possibilità di visitare il sito e disegnare la vacanza tagliata su misura. E il progetto prevede che da diversi paesi europei, dalla Spagna, la Grecia, Malta e dalla Bulgaria, arrivino 32 seniors che verranno formati dalle guide, che saranno a loro volta formate da noi e quindi arriveranno prima di questi seniors a selezionare dei pacchetti turistici, diciamo, più che dei pacchetti, delle proposte turistiche, degli itinerari, selezionare gli alberghi, e quindi loro costruiranno questa permanenza in Abruzzo, e noi le ospiteremo in ottobre, un periodo di bassa stagione. Scendono le donazioni di sangue nel Teramano. La FIDAS allora ha messo a punto, con l'aiuto degli studenti dell'Università di Teramo, un piano di comunicazione per cercare di aumentare la platea dei donatori. Diminuisce l'indice delle donazioni, cioè il numero di donazioni per anno per donatore. Quindi vuol dire che da parte di ciascun donatore c'è una certa disaffezione alla donazione continua. In provincia di Teramo scendono i donatori e le donazioni di sangue. L'allarme è lanciato dalla FIDAS Teramana, che oggi conta circa 7.000 iscritti, di cui 4.000 attivi, e serve un bacino di circa 100.000 abitanti. Il calo che si sta registrando in quest'ultimo periodo è dovuto a diversi fattori, il primo tra tutti l'età media elevata della popolazione, poi anche la difficoltà di lasciare il posto di lavoro con un permesso per recarsi a donare il sangue. Ad aggiungersi a questo una scarsa sensibilizzazione al problema della donazione e il basso coinvolgimento dei giovani. Tutto questo mentre in Italia la richiesta di sangue aumenta, oggi si aggira intorno alle 8.500 unità giornaliere. Di qui nasce la collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, che ha messo a punto una nuova strategia di marketing della donazione. Abbiamo realizzato dei nuovi strumenti, nuovi supporti per cercare di dare un nuovo slancio ai metodi di comunicazione attualmente utilizzati, precedentemente utilizzati dalla FIDAS, e adesso questo piano di comunicazione, questo progetto, questa collaborazione è arrivata al termine. Stiamo fornendo gli ultimi dati, gli ultimi strumenti, manca un periodo di formazione per le persone della FIDAS che andranno poi dopo a curare questa comunicazione.
Resterà aperta fino al 5 giugno alla Camera di Commercio di Chieti la mostra Tre punti di vista, visioni a confronto, in cui espongono tre artisti, Francesco Panetta, Domenico Marcone ed Antonio Natale Di Maria, divisi da linguaggi artistici differenti ma accomunati dalla matericità. Materiali e linguaggi diversi, punti di vista, parafrasando il titolo della mostra, racchiusi nell'esposizione inaugurata a Chieti nei locali della Camera di Commercio nel cuore del centro storico. Un art designer, Francesca Panetta, uno scultore, Antonio Natale Di Maria, e un fotografo, Domenico Marcone, accomunati dalla matericità, in una sintesi di armonia, morbidezza e sensibilità nelle linee di concetti. Accanto alle opere anche una raccolta di scatti del fotografo Marco Lussoso con immagini della guerra nella ex Jugoslavia. Grosso modo riprendiamo tutte e tre più o meno le stesse forme, forme morbide, forme arrotondate. L'idea di esporre qui è nata circa 6-7 mesi fa. Loro si sono prodigati ad avere affinché fosse possibile la riuscita di questa mostra e casualmente ci siamo incontrati e casualmente abbiamo visto che forse la nostra opera, la nostra arte si accomuna. L'evento è inserito all'interno del cartellone del Maggio Teatino. La mostra resterà aperta tutti i giorni fino a domenica 5 giugno. Una straordinaria esperienza di espressioni culturali che vengono portate dalla nostra terra, dal vicino Molise, con artisti che hanno saputo scolpire la pietra ma che hanno anche saputo rappresentare immagini che raccontano la storia, come nel caso del fotografo Lussoso, ma anche che hanno saputo dipingere a tratti forti la vita. Ed ora la pagina dello sport, iniziamo subito con la Serie B, proseguono i playoff da pochi minuti, o meglio già da poco meno di un'ora, si sta giocando la prima semifinale allo Stadio Picco di La Spezia, 0-0 il parziale tra Spezia e Trapani, le due squadre sono da qualche minuto negli spogliatoi per l'intervallo. Domani invece sarà la volta di Novara Pescara, fischio d'inizio alle ore 18:30. Per quanto riguarda il Pescara, la squadra, dopo aver sostenuto oggi la seduta di rifinitura, è partita alla volta di Novara, lo ha fatto in treno nel primo pomeriggio. Non dovrebbero esserci grandi novità sulla formazione, sono 23 i giocatori che sono stati convocati dal tecnico Massimo Oddo, che schiererà davanti a Fiorillo la linea difensiva composta da Zampano e Crescenzi sulle corsie laterali, anche se Zampano ha qualche problemino, niente di grave, ma non dovesse essere in campo, chiaramente sarà sostituito da Vitturini. I centrali saranno Campagnaro e quasi certamente al suo fianco Fornasier. A centrocampo Torreira con Verre e Memushai, che è tornato ieri sera dal ritiro con l'Albania e quest'oggi ha sostenuto la seduta di rifinitura. Torreira in netto vantaggio su Bruno. Davanti invece il tridente che tanto bene ha fatto nel corso del campionato, con il bomber Lapadula, con Gianluca Caprari e con il libico Ahmad Benali. Per quanto riguarda il Novara, assenti Faraoni, infortunato, e Dickman squalificato. In difesa Baroni schiererà Vicari al fianco di Trust, dirottando sulla fascia sinistra Mantovani e portando sulla destra Dell'Orco. Alcune modifiche proprio per surrogare le assenze di Dickman e Faraoni. Davanti confermatissimo ovviamente Pablo Gonzales, scalpitano però Lanzafame e Galabinov, che tanto bene hanno fatto nella gara vinta a Bari e potrebbero ottenere almeno uno di due un posto da titolare. Ma andiamo ad ascoltare le parole del tecnico del Novara, Marco Baroni, che ha parlato poco fa. Non mi aspetto niente dall'avversario, se non che è un avversario forte, perché davanti hanno giocatori veramente straordinari, tecnici, veloci, però poi come la pietra che la partita prenderà, è importante il nostro atteggiamento, ecco, quello il nostro non dobbiamo sbagliare, quello che farà l'avversario non è una gara secca, e
chiaro che noi in questo momento lo sappiamo benissimo, giochiamo contro una squadra che è forte perché comunque è arrivato davanti a noi, una squadra che ha il capocannoniere, una squadra che rispetto a noi, che abbiamo comunque una gara e il recupero sono nelle gambe, insomma di componenti ce ne sono a favore loro, però noi abbiamo la certezza che noi siamo una squadra vera. E io sono qua, ripeto, orgoglioso di questa squadra, gli obiettivi che, nonostante qualcuno che dica, gli obiettivi non sono io che li dichiaro, gli obiettivi è la società che li dichiara, non è un allenatore che dice il nostro obiettivo è questo. Qui nei nostri obiettivi ha parlato il presidente, ha parlato il direttore sportivo e la stessa cosa è stata fatta a gennaio, quindi noi adesso siamo qui a disputare una semifinale di playoff perché ci sono dei valori dentro lo spogliatoio, perché ci sono dei valori nei miei giocatori, perché c'è stato un lavoro che non è facile quando arrivi in ambiente nuovo, squadra nuova. Ecco perché dico e lo riconfermo che la città e i tifosi nostri devono essere orgogliosi di questa squadra. Per questo motivo, non per altro. Poi tutte le altre cose sono le scaramucce solite che si fanno, ma io non le uso perché non mi interessano. Io penso al mio lavoro, penso alla mia squadra, so com'è il calcio, quindi non ho rivincite assolutamente. Non mi passa nemmeno per la testa. Anche la Virtus Lanciano si è allenata quest'oggi, domani domenica di riposo, poi la squadra tornerà a sudare lunedì per preparare il play-out di sabato prossimo, play-out d'andata al Biondi contro la Salernitana. Ora scendiamo in Lega Pro con il verdetto purtroppo della retrocessione dell'Aquila, che non ce l'ha fatta a compiere l'impresa. La squadra di Perrone è stata sconfitta 3-1 a Rimini nell'ambito di una gara sostanzialmente a senso unico. Una brutta prova quella della squadra rosso-blu, e nel dopo partita abbiamo raccolto l'amarezza del direttore sportivo Alessandro Battisti per questo verdetto appunto della retrocessione. Rimini è stata padrona del campo, hanno vinto meritatamente, però ripeto, bisogna, io credo che in momenti del genere bisogna solo chiedere scusa, perché per quello che può valere è una frase fatta retorica, però è un giorno che nessuno sarebbe mai immaginato, nessuno avrebbe mai voluto, e non siamo stati degni di questi che sono venuti oggi qua e nemmeno di quelli che sono rimasti a casa, quindi malgrado penso che tutti abbiano dato il massimo, compreso il sottoscritto, però vuol dire che non siamo stati all'altezza, e quando c'è una retrocessione ritengo che è il calcio, la vita, bisogna essere uomini, prendersi responsabilità, e nessuno può fuggire dalle proprie responsabilità, perché d'altronde il calcio ti giudica ed è giusto che sia così per i risultati. Quando le cose vanno bene ci sono i meriti, quando le cose vanno male purtroppo ci sono i demeriti, e i demeriti oggi come oggi penso siano di tutti, in primis il sottoscritto, e quindi ripeto, per quello che posso dire io mi sento di chiedere scusa a tutti, perché non era l'epilogo che speravamo e penso che nemmeno meritavamo. 3-1 la sconfitta dell'Aquila questo pomeriggio allo stadio Neri di Rimini, società che a questo punto cercherà di rifugiarsi tra virgolette in un eventuale ripescaggio per la prossima stagione. Chiudiamo con un ultimo servizio: dal 31 maggio al 5 giugno Pineto ospiterà la quinta edizione del torneo di calcio internazionale Città di Pineto, intitolato a Mimmo Pavone ed Alessandro Mariani. Saranno 12 le squadre al via. Sindaco, un altro grande appuntamento a Pineto, questa nuova edizione del torneo internazionale Città di Pineto, una grande vetrina per la vostra città. Pineto oggi si fregia di ospitare 22 eventi sportivi, ovviamente questo è tra i più grandi degli eventi che ospitiamo, ormai siamo alla quinta edizione. Io ringrazio Pineto Calcio perché sta facendo un lavoro straordinario, non solo nell'ambito di questo importante evento che vedrà squadre
arrivare un po' da diversi paesi, ma per l'attività sportiva che porta avanti durante l'anno, ai successi, ai meriti sportivi sul campo a cui stiamo assistendo in questi giorni e soprattutto la collaborazione che si sta instaurando con le istituzioni. Non è facile organizzare una macchina del genere, noi impieghiamo praticamente 12 mesi. Siamo riusciti quest'anno a portare il Malmo, che è una squadra svedese, quest'anno anche in Champions, che per dirne una è quella che lanciò Ibrahimovic nel grande calcio. Abbiamo portato la Stella Rossa Belgrado, serba, e abbiamo portato l'Arsenal, che per noi è stato veramente una meraviglia poterla riuscire a portare. L'allenatore è Ljungberg, per gli appassionati, anzi anche per il gentile sesso, sarà una bella sorpresa, insomma. Importante anche il ricordo di Mimmo Pavone, Alessandro Mariani, ovviamente. Beh, noi ci tocca il cuore, perché noi lo facciamo per loro. Mimmo era un nostro coetaneo, giocava con noi, sono più di 12 anni che è andato via. Alessandro Mariani la stessa cosa. Cerchiamo di portare avanti un ricordo, anche se non serve. Noi sono sempre stati con noi, pure lo stadio ha la stessa denominazione, Mariani Pavone, e noi lo facciamo solo per loro, per comunque farli conoscere a chi non ha avuto la possibilità di conoscere. Due grandi ragazzi. È tutto per questa seconda edizione del TG6, la prossima, la terza, alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.